questione è ancora al vaglio della magistratura. Non nascondo che la persona che ha sempre rispettato le regole e che lavora con dedizione e sacrificio per 12 ore al giorno mi crea e mi ha creato un enorme malessere commentare episodi che nulla hanno a che vedere con il lavoro incessante che svolgiamo quotidianamente. È stato un grande imbarazzo per me che rappresento questa città, un grande imbarazzo vedere la mia città su mass media nazionale con queste offese nei confronti di questa amministrazione, di questa città, della nostra regione. Parlo solo per citare le ultime cose a cui abbiamo destinato grande attenzione: agenda urbana, i CIS per circa 80 milioni di euro, il porto, rete fiera, la metropolitana, il sistema dei parcheggi, i finanziamenti che abbiamo avuto sul piano per la mobilità sostenibile, i finanziamenti sull'innovazione sociale, i finanziamenti per il sociale, il depuratore, il giù, là, siamo l'unica provincia che è riuscita a portare avanti un progetto dell'acqua. Una cosa difficilissima, una cosa che è partita nel 2012 e ci permetterà per qualche giorno di consegnare uno degli impianti tecnologici più evoluti che ci sono in Europa. Basta vedere gli altri territori, come sono messi nel sistema, come sono in questa situazione difficile messi sulla situazione dei rifiuti. Per quanto riguarda l'inchiesta giudiziaria di Lenti, che diceva 29 posizioni diversificate, l'indagine è appena iniziata, perché vorrei ricordare che l'avviso di garanzia significa questo, che si sta iniziando una procedura che vede coinvolti 29 consiglieri comunali, ma che ancora è appena all'inizio. E quindi non aspetta a me giudicare e scrivere sentenze sul presunto comportamento o comportamento adottato dai consiglieri comunali. Entrerei in una sfera che non è di mia competenza e non è di mia abitudine fare, rispetto ai ruoli anche all'interno dell'amministrazione. Nessuno può chiedere di farlo. Ciò che senz'altro, come sindaco, posso affermare è che ho sempre riscontrato massima disponibilità e efficienza nell'operato dei consigli comunali, al di là di quello che è successo e delle immagini che abbiamo dato. Basta ricordare alcuni dati che dall'inizio della legislatura del 2017 sono state portate in Consiglio Comunale 355 pratiche, solo nel 2019 abbiamo approvato 151 pratiche. Basta andare a vedere sui siti istituzionali il numero delle delibere fatte dal Comune capoluogo di provincia per vedere la grande attività fatta da questa amministrazione. E non parliamo di debiti fuori bilanci, ma di programmi complessi che sono stati approvati, regolamenti come quelli sugli appalti, se lo stazione unica appaltante, che hanno dato dignità sicuramente a questa amministrazione. E quindi non sarebbe corretto né leale da parte mia, perché conoscono ognuno di loro lo stile e il rispetto, al di là delle polemiche avute anche con l'opposizione, c'è sempre stato il massimo rispetto. E non ho mai avuto modo di dubitare della loro onestà, mai. Nel corso di queste settimane mi è stata posta l'accusa di non aver difeso il Consiglio in questo momento di tensione, ma il mio costume delle più importanze ai fatti che alle parole, tralasciando il pensiero che ho già reso dopo la stampa qualche appena iniziato le inchieste tramite comunicato stampa un attimo dopo il sorgere dell'inchiesta, ma la risposta